il galoppo, così puoi lavorare, il cavallo viene verso il salto con la gamba vicina. Non è danza classica, non è il tennis, comunque abbiamo qualche rischio in più, ma se veramente cerchiamo di funzionare tutto, un bravo cavallo, un bravo istruttore, e se mettiamo tutto a puntino, se c'è un gioco di squadra, riduciamo veramente ai minimi termini. Veramente iniziare a focalizzare questo. Noi siamo degli atleti. Mi chiamo Stefano Magarò, nasco come ortopedico, chirurgo vertebrale, ma per passione mi diletto da tanti anni anche in equitazione. Lo sforzo maggiore è quello del cavallo, ma il cavaliere comunque deve essere visto come il secondo atleta e anche lui, come per il cavallo, pensiamo all'alimentazione, alla forma fisica, anche uno stato psicomentale sereno. Evitare magari probabilmente di o fare competizione o allenarsi anche in momenti di stress. Allora facciamo questo. Uno stile di vita migliore può portare a dei risultati agonistici migliori. Forse dovremmo fare ancora qualcosa di più come fise, come fei, per tutelare il cavaliere. Qui la redine deve essere tirata. Vediamo spesso nelle scuole di equitazione o le prime gare i ragazzini con la tartaruga, con l'airbag, pochi professionisti. Cioè sappiamo statisticamente che ci sono almeno 9 incidenti seri o rimanendo staffati all'anno. Quindi questi almeno grossi traumi potremmo evitarli. L'equitazione è un movimento di eleganza, è uno sport di eleganza, dobbiamo avere dei movimenti fluidi, ma questo oggigiorno con dei materiali tecnici che possiamo avere a disposizione come buoni airbag, possiamo comunque mantenere un'elasticità, una prontezza e tutelarci. Se già poi abbiamo il giubbottino airbag, come abbiamo visto, arriva a coprire la cervicale, abbiamo veramente tutta la nostra spina protetta. Quindi anche il cavaliere, quel cavallo super rodato, deve osare per vincere e fare primo. Se il cavaliere sa che ha le staffe che nel momento di caduta si sganciano, se ha l'airbag che può essere un po' più tranquillo, può serenamente montare bene, come sanno montare i nostri campioni, ma può sfidare qualcosa in più. Forse rendere obbligatorio l'airbag o le staffe di sicurezza oltre al cap, punto interrogativo.